Ti rispondo, mon petit, anzi l'ho fatto ieri sera e scusa se la qualità delle immagini non è valida, il contenuto lo è abbastanza. Io, quando parli tu, e sono io che leggo quello che hai scritto, metterò in video quello che è stato il mio legame con il cielo. Ossia, quando io mi sono sposato con una ragazza che si chiamava Gesù, Giancarla Scaglioni, si chiama ancora Giancarla Scaglioni, nata l'1-11, festa di tutti i santi, figlia di Mario, nato avendo il nome della Madonna, nel giorno dell'ascensione della Madonna, il 15 di agosto, e di Giuseppina. Come vedi lei, Gesù è proprio il mio lato al femminile. Io condivido quel che dici, afferma Mon Petit Coux. Io condivido quel che dici in rapporto agli esseri umani, che tutti indistintamente possiedano la natura di Buddha, per cui intrinsecamente tutti hanno il potenziale per diventare un Buddha e coltivare e risvegliare questo nostro potenziale, che per me è ciò che chiamo compito dell'essere umano, la via dell'ascensione, della santità, della nostra anima, quell'affannarsi all'idea del Dio, un ideale sano, come dici tu, giustamente. Mi confonde un po' il fatto che ci siano persone che, a causa di un ruolo attribuito dalla causa primaria, come cattivo, siano comunque sia salvate allo stesso modo, credo di più, nella reazione proporzionale all'azione e non inversamente proporzionata in questo caso. Dunque, parliamone. Il Padre Eterno ha la necessità di far esistere tutto. Chiaramente in questo tutto andiamo da Satana al santo più santo dei santi. Ci potrebbe essere un'accusa terribile fatta da chi lamenta un animo grossolano, se non cattivo. Avrebbe voluto essere molto meglio di com'è ed è accusato al Signore. Questa differenza la dobbiamo eliminare. E come facciamo a eliminare questa differenza? In primo luogo, togliendo il merito a ogni personaggio. L'anima entra nel personaggio e lo trova come un albero che può portare il frutto cui è destinato quell'albero. Dice Gesù. Non escono fichi dalle spine. Ma questo non è una condanna alle spine, è semplicemente l'invito all'accettazione di quello che si è. La cosa più brutta che possa esistere in una persona, secondo l'atteggiamento di Gesù, è l'arroganza del proprio sentirsi giusto e con merito. Cito il caso in cui c'è un certo signore che lì nel tempio, facendosi un esame di coscienza, dice: Signore, ti ringrazio veramente tanto che mi hai fatto con uno spirito bello. Io seguo tutte le prescrizioni che tu mi dai, io digiuno 2 volte alla settimana, pago le decime,
ti ringrazio veramente che tu non mi hai fatto come quello lì in fondo, quel pubblicano. Mentre invece il pubblicano riconosceva il suo peccato e aveva un atteggiamento più propenso a chiedere perdono per quello che era lui. Insomma, abbiamo due atteggiamenti completamente diversi nei confronti della vita. Uno, arrogante, ossia che crede dovuti a se stesso tutti i benefici anche della ricchezza spirituale che sono stati dati. L'altro, che si rende conto che dipende interamente solo dalla bontà di Dio che lo perdoni perché è un peccatore. Ecco la differenza sostanziale che può esistere e può non esistere tra due persone che sono nello stesso livello culturale, perché c'è una persona che è ad alto livello dello spirito, si rende conto e ha la modestia del ritenere tutto dono di Dio. C'è quell'altro invece che è peccatore e non è come questo che chiede perdono, è peccatore ed è incallito e insiste e persevera e bestemmia e manda Dio a quel paese. Allora, la povera anima di Dio, che è sempre la sua, l'anima di ciascuno di noi è anima di Dio, la stessa anima, perché Dio ha una infinità di anime, così come nella Chiesa Cattolica ci sono infinite ostie e ognuna di quell'ostia ha per intero il corpo di Cristo. Così Dio ha una infinità di anime e ognuna di queste anime si è dovuta sobbarcare a una persona. Ecco, vedi, quello che tu hai detto non mi sembra che siano allo stesso livello, è già un tantino da meditare, perché secondo il tuo atteggiamento fai palesare dei meriti dovuti semplicemente al dono che Dio ha fatto a un'anima di trovarsi in una persona dai sentimenti fini e puliti nei confronti di quell'altro che invece è finito in una vera e propria carogna, no? Se ci fossero queste differenze dovute a meriti della persona, non ci sarebbe soluzione. Ma non è così. È Dio che, dovendo far esistere di tutto, deve far esistere tutto allo stesso livello. E quindi, per questo stesso motivo, deve togliere di mezzo sia ogni colpa, sia ogni merito. Se l'uomo non si accorge che gli è stato donato tutto, e quindi che è un servo inutile, nel senso che deve semplicemente fare le cose che gli sono comandate, e anche quando fa cose buone è inutile perché non ci mette niente di suo, è un semplice servitore che serve a un disegno, no? Anzi, direi 7 volte maggiore, se devo usare un numero biblico, nel senso, mi provochi un danno. Non sta a me giudicarti e condannarti con legge terrene, ma sta sicuro che ci sarà nella tua vita lo stesso tipo di danno, magari rivolto a te da parte di un altro, che sarà ancora maggiore di quello provocatomi, in maniera tale che da quello capirai. Ecco, in questo atteggiamento c'è un po' di tentativo di voler far pagare per una certa condizione ricevuta. Ma non è questo il modo con il quale se ne uscirà. Il modo con il quale se ne uscirà è che ciascuno farà i conti solo su se stesso. Gli capiteranno come un boomerang gli aspetti negativi
ma bisogna che io dica una cosa, perché mi rendo conto che non l'ho detta e creo poi anche un po' di incomprensione. La vita, dall'altra parte, è contrapposta a questa, ma in fisica esistono due tipi di contrapposizione. C'è la palla di biliardo, diciamo così, che va a sbattere contro la sponda e torna indietro nello stesso percorso, e c'è la sponda che è perpendicolare alla linea che ci va contro. L'opposto al nostro avanzamento non è solo il ritorno pari pari su noi stessi, è anche il piano frontale che c'è di fronte. Quando c'è da correggere degli atteggiamenti negativi, ossia dei nodi, cose non risolte nel primo tratto della vita, allora, solo allora si rifà l'esperienza al contrario, che ti rifà esistere nello stesso modo le azioni sbagliate che avevano creato il nodo, in modo che quel nodo si scioglie, con la più perfetta corrispondenza, proprio riferita all'errore, perché non sono situazioni standard. Ognuno, facendo l'esperienza esattamente uguale e contraria, ha la correzione ad hoc con l'errore che ha fatto. Ma chi non ne ha bisogno, tu, io l'ho detto, l'altro lato è il purgatorio, ma ci sono coloro che escono da questa vita e vanno direttamente in paradiso. In che modo? Perché vedono immediatamente il piano frontale in cui c'è tutta la storia dell'esistenza. Gli è risparmiato tutto quel cammino a ritroso che va faticosamente alla conquista del quadro d'insieme. Arrivati perpendicolarmente in questo punto che incontra il piano, si vede il piano. È sempre una contrapposizione alla vita, ma è una contrapposizione tale che non ti obbliga a correggere errori che non esistono. Insomma, è come se uno si pettina i capelli e mette il pettine nei capelli e per un po' li raddrizza. Poi trova il nodo, non insiste in quella maniera lì perché si strapperebbe i capelli, alza un po' il pettine, porta il pettine un po' più a valle e si pettina un altro po'. Il pettine va dritto per un po', poi si blocca ancora. Ecco, i tratti in cui l'uomo è già raddrizzato sono giorni, mesi, anni in cui non c'è bisogno di una correzione. Quando nella vita al contrario, in chi ha bisogno di essere corretto, il pettine correrà in senso inverso, dove trova i capelli lisci, diciamo così, già drizzati, corre via veloce, si blocca solo dove c'è il nodo e lo scioglie. Così tutta la vita sarà vissuta in senso inverso solo per quei tratti negativi che sono da correggere. E allora la giustizia c'è e non c'è l'esperienza negativa di chi ha già fatto bene ora, ossia si è già convinto ora della bontà delle cose e nel verso opposto deve convincersi adesso che sono sbagliate. No, quando il
questo mondo arriva a termine, c'è la vita a rovescio, e che dura come è durata questa, solo per il tempo reale che è stato vissuto nell'errore. Per questo la Chiesa parla di giorni, mesi e anni di purgatorio, e non di una vita intera come purgatorio. Stessa cosa ovviamente per le azioni dettate dal cuore. Allora sì, comprendo. Poi il discorso del ricco che non entrerà nel mondo dei cieli, o dell'1 a 8 rispetto all'8 che ci stava sopra, lo comprendo come un compensare in maniera equa il facile compito di una vita basata sulle comodità rispetto al compito di una vita che deve arrancare tutti i giorni, ma solo se tale ricco ha l'animo deturpato dal suo stato esistenziale comodo e lussuoso, che so io, pensi solo a se stesso, rubi per arricchirsi sempre più, non veda nel prossimo suo un fine di altrettanto bene, capitasse l'occasione. Insomma, non credo che tutti i ricchi siano allo stesso livello di coscienza, così come un povero, che lo sia anche di spirito, che abbatta dentro di lui ogni valore perché preso unicamente dalla sua angosciosa esistenza, senza concepirne un senso, al di là del mondo terreno in cui si sente costretto o condannato a vivere, e che ogni pensiero suo sia intriso di male, di invidia o di che so io, a danno di altri, beh, tale povero non penso abbia tutto questo beneficio poi in contrapposizione al suo stato, divenendo ricca la sua esistenza ultraterrena. In poche parole, il senso di questa vita non va ricercato nel mondo terreno, avvalendosi di una capacità che non ci è data di sapere, proprio per via della trave che abbiamo davanti, ma ci è data la possibilità di recuperare comunque sia, giusta la vita, al di là del nostro conoscerla, proprio per via di un disegno che tutto questo ha impresso, nel mentre noi ne vediamo solo il retro, che a pari di chi cuce un ricamo potrebbe essere la parte sotto alla tela, per dirla in metafora. Sapendo di essere talmente piccoli da non arrivare ad un'altezza tale da poterne individuare il bel ricamo che la vita sta comunque facendo, che noi lo si sappia o no, dobbiamo rendercene solo conto che ciò che vediamo è relativo e tanto di tutto non ci è dato di capire ora. In parte ti ho già risposto precedentemente, ma voglio sottolineare qui che tutte queste variazioni del modo di essere hanno un loro carattere specifico. La prova a rovescio non è che sia una prova standard per cui è slegata dalla tua vita, è proprio una verifica sulla tua vita. Ti faccio un paragone abbastanza facile a capire. Ciascuno di noi può avere delle deviazioni. Per esempio, se devi dividere questo tratto qui a metà, e poiché è umanamente impossibile mettere il dito esattamente a metà, tu puoi valutare di più la destra della sinistra, e allora indichi un punto che è non proprio al centro. Per verificare l'errore, se tu rovesci il tutto, allora quella deviazione mentale che avevi agisce a rovescio e tu
vedi ampliato il tuo errore e lo puoi correggere, perché a questo punto hai due punti, uno di qui e uno di lì, della visione di prima e la visione di adesso, e arrivi a trovare la via perfetta, ma perfetta non in una condizione standard in cui il bene e il male, la ricchezza di spirito o la povertà di spirito sono valori assoluti. No, tutto è messo in relazione allo stato preciso della persona, per cui il grossolano è trattato per come è lui, chi ha la ricchezza di spirito è trattato per come è lui, la correzione è fatta da noi stessi e non da un altro che interviene e ti dà delle botte in testa o ti convince a fare. Devi essere tu stessa nel processo della verifica tra come ha interpretato a diritto e come interpreti a rovescio, a correggerti nel modo ideale in tutti gli aspetti dei tuoi sentimenti, delle tue reazioni emotive, insomma nel complesso. Il commercialista che deve fare il bilancio per immaginare il suo utile, cosa fa? Mette il pareggio e fa la partita doppia, entrata, uscita. Il controllo tra l'entrata e l'uscita ti fa stabilire il bilancio perfetto, e il bilancio perfetto che noi dobbiamo fissare e stabilire è il nostro tornaconto, che cosa ci interessa, ma non in una visione unilaterale. Nella duplice visione al dritto e al rovescio, ripeto, solo per i casi in cui non si sia già raggiunti, già nel tratto di ora, una perfezione ideale che, essendo già, diciamo, nella linea mediana, non è più suscettibile di dovere correggere dei bassi con degli alti. Uno è già corretto nella linea di mezzo e non ha bisogno di tutto ciò, ma ripeto, non c'è un altro che interviene con la lezione di cos'era la giustizia, è la stessa persona che è messa in condizione di fare un riscontro incrociato rispetto proprio a se stesso, ha il massimo aiuto proprio da se stesso, perché tutte quelle che erano le deviazioni in un verso sono corrette nel modo ideale dalla persona. Questo è il modo sublime che Dio ha messo a servizio di un errore da correggere nel modo ideale e perfetto. E quando è corretto veramente in modo perfetto. Alla fine di questo purgatorio in cui tutti gli errori sono stati controbilanciati e corretti, ciascuno ne esce puro e limpido, ma ne può uscire uno puro e limpido già da questo primo tratto, ripeto, perché se non occorre, perché si è avuto il perdono, quel perdono proprio che è previsto nella Chiesa, quello della soluzione alla fine, cioè queste cose qui che sembrano poco sono veramente efficaci, perché per chi ha fede, sempre per chi ha fede, che il perdono che tu chiedi e che è concesso dalla liturgia e da chi ha avuto il compito, eccetera, sono cose che il Padre Eterno rispetta, perché Dio rispetta la fede e chi ha una certa fede è rispettato nella fede che egli ha. Lo spirito, a mio parere, ci può sollevare da questa nostra condizione solo attraverso eventuali intuizioni, sensazioni, percezioni, ancora di più rispetto a ragionamenti, anche se Kines
sprovvisto di facoltà intellettive, vedi te, ha ragione e necessità di arrivare a comprensione profonda di un tutto. Tu usi in maniera tale la tua intelligenza da avere compreso e sentito il bisogno, la missione di aiutare il prossimo tuo a comprendere ciò che possa alleviare lo spirito degli esseri umani, almeno in parte, perché questa vita non venga disonorata da pensieri di tipo nichilista, ad esempio, atei, intrisi di non senso e di sofferenza. Ma non tutti saremo in grado di arrivare alle tue stesse affermazioni, avendo determinati terreni alla base dei quali solo alcuni semi e solo in certe condizioni e tempi potranno produrre lo stesso frutto che tu da dentro hai già prodotto. Il senso della vita non è che lo dobbiamo rimandare a poi. Il senso della vita dobbiamo riconoscerlo qui, perché non significa sacrificarsi, provare dolore per desiderio di croce. Non è come quei che per acquisire meriti andavano in giro e si frustavano per darsi del dolore. Gesù l'ha detto: io non sono venuto a chiedere il sacrificio, ma la misericordia. Allora cosa vuol dire questo in relazione alla croce? Che la croce che dobbiamo assumere per noi è nel senso della vita buona per gli altri. Dobbiamo puntare qui a un senso della vita che ci porta al bene per gli altri. Ma l'atteggiamento proprio nostro, il fine da perseguire per noi, è il sacrificio nostro in relazione al bene per gli altri ora. La questione è che il bene nostro dobbiamo aspettarcelo dopo, mentre invece dobbiamo arrivare a capire che quella trama del disegno, hai detto tu, di cui stiamo vedendo il retro e che ci mostra per adesso dei nodi, è lo stimolo per arrivare già ora, attraverso la comprensione esatta di quello che è questo mondo, a vedere già quello che c'è dietro, tanto da non essere demoralizzati se poi le cose fino alla fine della nostra vita seguiteranno a mostrarci il retro della tela o del tappeto. Noi dobbiamo riuscire già ora a percepire, per quello che ci riguarda, quello che ci sarà alla fine. Non dico come un merito che tu vivi per il merito, come la giustizia che esiste in cambio al tuo atteggiamento. Ti voglio dire, per esempio, come mi trovo io quando mi ritrovo di fronte a persone alle quali io voglio bene e che invece sembrano disgustate dal bene che io gli dimostro. Mi sono trovato più di una volta in presenza di persone del genere, persone che si sentono violentate dall'affetto altrui. È una cosa assurda se ci pensi bene, perché se tu avessi un affetto violento, fossi uno che fa dello stalking, se fosse una cosa così, ma quando il tuo atteggiamento è puro, è pulito, ma ti accorgi che invece è travisato, e non c'è niente da fare, è travisato. La realtà in questo momento ti sta mostrando proprio quei nodi di un retro che non c'è niente da fare, ti si presentano i nodi. Ebbene, io non sono minimamente
abbattuto da questa condizione di così, un atteggiamento poco riconoscente nei miei confronti, perché io faccio un bene e ricevo uno schiaffo. Io mi rendo conto di cosa sarà dopo, ma proprio in relazione a questo che accade ora, perché io mi rendo conto che tutta quella mancanza di comprensione che c'è ora nei miei confronti, alla quale io non mostro nessun accanimento avverso, non mi difendo, seguito a volere bene, e spesso indispettisco ancora di più, perché tutti gli atteggiamenti negativi sono rivolti proprio a quella specie di guerra santa che si mette tra chi non vuole essere amato e chi ama. E allora chi non vuole essere amato se ne fa sempre di più, perché vuole alla fine convincerti a farsi prendere a cazzi nel sedere, no? E si disarma perché vede che non c'è niente da fare. A un certo punto, veramente, chi è così è messo in una crisi terribile. C'è chi, di fronte a una roba del genere, cambia, si rende conto di non essere di fronte a un nemico. C'è chi non cambia. C'è chi continua a mostrarti il nodo. Beh, io non lo patisco. E perché non lo patisco? Perché proprio mi rendo conto che più di chi oggi mi sorride, mi sorriderà proprio chi è così. Perché chi è così, e io gli voglio bene, dall'altro lato avrà un tale rimorso per avere maltrattato uno che autenticamente voleva bene, che non saprà più come fare per ricompensare l'affetto che aveva ricevuto e che non era neanche dovuto, perché riconoscerà che forse al suo giudizio era meglio uno schiaffo, era meglio una reazione, no? E invece c'era affetto, c'era amore. Ecco, io, di fronte a queste cose qui, e così sono aiutato io dalla mia vita, dai miei concetti, dal mio modo di sentire, arrivo a una condizione di indifferenza rispetto a chi tenta di farmi del male, che è come se io già vedessi il retro, e a ogni nodo che io vedo mi rendo conto che dall'altro lato c'è qualche cosa di sorprendente, perché il nodo inserisce dall'altra parte della tela una variazione nel colore, un movimento, no? E allora i nodi di adesso sono dei bei movimenti che ci sono dopo. Ma tutta questa questione è sempre vissuta e solo nel rapporto mio nei confronti miei. Io devo in un certo senso accettare questa croce, ma non patirla. Gesù non ti ha detto che voleva il sacrificio di un qualcosa che non fosse accettato e già deciso dalla persona come qualcosa di ottimo, come qualcosa di ideale, come qualcosa di perfetto. Così, per questo ti dice, non voglio sacrificio, voglio misericordia. Il sacrificio che uno farebbe è quella cosa che gli costa. La croce, assunta sapendo che è giusta, è dolce, perché è proprio quella condizione che volontariamente è ritenuta ottimale. E quando uno ritiene giusto sacrificarsi, non è più un sacrificio, è una adesione piena dello spirito a un certo ideale. In poche parole, il senso di questa vita non va ricercato nel mondo terreno, avvalendosi di una capacità che non ci è data di sapere, proprio per via della trave che abbiamo davanti, ma ci è data la possibilità di reputare comunque sia giusta la vita, al di là del nostro
conoscerla, proprio per via di un disegno che tutto questo ha impresso, nel mentre noi ne vediamo solo il retro, che a pari di chi cuce un ricamo potrebbe essere la parte sotto alla tela, per dirla in metafora. Sapendo di essere talmente piccoli da non arrivare ad un'altezza tale da poterne individuare il bel ricamo che la vita sta comunque facendo, che noi lo si sappia o no, dobbiamo rendercene solo conto che ciò che vediamo è relativo e tanto di tutto non ci è dato da capire ora. Qui ti devo correggere. Io non ho prodotto un bel niente. Io non ho nessuna intenzione di produrre, perché so benissimo che io non produco nulla. Io sono consapevole che sono in un disegno già fatto, per cui sono soltanto un attore che sta ripetendo delle cose che è opportuno considerare nello spirito, per assumere l'atteggiamento giusto dello spirito, ma in relazione al modo di essere personale e non tanto all'iniziativa da fare per convincere altri che. Quando io dico state attenti, noi non possiamo fare nulla perché lo spirito viaggia verso il passato, il domani dello spirito è per la materia ieri. Noi vediamo la materia andare verso il domani e quel domani è ieri dello spirito. Di conseguenza il mio spirito non può modificare il suo ieri. Di conseguenza è una pura e pia illusione che sia io a determinare con le mie prediche o con le mie chiacchierate delle modificazioni negli avvenimenti. No, delle modificazioni nel modo di sentire che ci può essere nell'anima, questo sì, ma non sono io a farlo, è il disegno di Dio a farlo, e il disegno di Dio è sapiente, si avvale dell'opera di alcuni quando questi sono necessari, e si avvale dell'opera negativa di altri quando è necessario un bel colpo di scure a sfasciare delle situazioni che debbono essere sfasciate. Quale è la condizione più felice? Nessuna. Il disegno di Dio procede con grande sapienza. Tutto è già in armonia perché concorre in un disegno, in un centro unico, in perfetto equilibrio, tutto. Ogni cosa che noi stiamo dicendo, la mia, quella che stai dicendo tu, solo che noi stiamo vedendo un pezzo piccolo di questa storia e stiamo vedendo tra le tante cause e effetti che ci sono, solo quelli che cascano sotto la nostra vista, uno alla volta o alcuni alla volta, e ci sembra che questi a mano che intervengono spostino, alterino, alcuni nel senso positivo, altri nel senso negativo. Non è così, perché se il giudizio cattivo che in questo momento entra in campo e procura un guaio, se non ci fosse, noi nella nostra miopia diremmo abbiamo migliorato qualcosa, ma in assoluto no, perché avremmo tolto una componente essenziale a quell'equilibrio totale che noi l'abbiamo vista adesso, ma nei secoli dei secoli è in equilibrio. Allora, quando si raggiunge questo assoluto convincimento che tutto è in equilibrio, ma noi semplicemente stiamo vedendo squilibrato innanzitutto noi stessi, poi il mondo che avanza, e arriviamo a dire
facendo delle scelte, questo è valido, questo no, questo sì e questo no, questo è proprio quel mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male come il peccato originale, che però ha il suo buon fine. Questa dialettica nostra interna tra ciò che è giusto e ciò che non è giusto serve perché ci fa reagire. Un male che ci capita ci fa reagire nel modo ideale contro quel male, anche un bene, tutto ci fa reagire emotivamente, con lo spirito, sotto ogni punto di vista e sotto ogni atteggiamento. Di conseguenza non dobbiamo lasciarci ingannare dal tentativo di credere che la vita è gestita da noi e che io faccia qualcosa. Io sto semplicemente dando testimonianza alla verità, e la verità fa sì che tutto è bene, anche quella cosa che attualmente sembra negativa. Se non ci fosse quella, non avremmo più l'equilibrio totale tra tutto il bene e tutto il male. Se si ha questo convincimento, allora si perde la paura e non ci si mette in una condizione di superiorità o di inferiorità. Si accetta quello che si è e si fa il possibile umanamente per migliorare il nostro livello culturale, emotivo, insomma, quel Dio elettivo che alla fine dobbiamo eleggere. A me basta ascoltarti per comprendere che tanto di quel che dici è intriso di verità e giustizia, di saggezza, e spesso riesco a comprenderne il senso, anche se non tutto, di tutto. Però a volte rimango come confusa, o forse ancora mi manca di capire bene bene cosa in pratica devo compiere, che sia in mio dovere di fare, nelle mie facoltà, che mi sia dato come compito in questa vita, che pur essendo un sogno reale, sono convinta sia anche un richiamo ad un qualcosa. E io questo qualcosa lo vorrei fare, compiere, trovare, sapere riconoscerlo, metterlo in atto. Ma ecco, lo stai già facendo. Il compito tuo è proprio questo. Non pensiamo di fare cose eccezionali che si traducono in modifica del mondo. La cosa che dobbiamo fare è il lavoro sull'unica cosa che possiamo modificare: il nostro mondo interiore. Se il tuo tentativo di voler fare è sentito, è già di per sé un fare, proprio nella linea di quello che dipende da te. Tu puoi cambiare te, è invece proprio una pia illusione il tentativo che il tuo fare sia rivolto a modificare qualcosa di altro che non è competenza tua, è Dio che la realizza. Certo, fa apparire che sia tu che lo fai, questo è l'inganno che ci mette proprio per fissare poi alla fine il limite della nostra modestia, perché chi si crede capace di fare non è modesto. Tutt'altro, perché si rende conto che in qualcosa è autonomo. È un errore. Noi non siamo autonomi che nel nostro spirito. Non abbiamo nessuna autonomia di cambiare la realtà che abbiamo intorno. Per questo ci sono punti delle sacre scritture che sono anche diabolici. Sono consigli operativi di dubbio valore. Te ne porto uno. Quando gli ebrei entrano in Palestina,
hanno l'ordine di Dio di uccidere tutti i palestinesi. Perché? Per difendere il Dio unico, Yahweh, bisognava eliminare tutti quelli che avevano venerazione per un altro Dio. Ora, prova a immaginare se questa è una cosa da Dio. È una cosa da un diavolo. Ma perché c'è questo comando? Perché l'operatività, stare a sentire il comando, non è opera dell'uomo. È Dio che alla fine li farà uccidere o non li farà uccidere. Ma nella storia sacra, Dio può assumere tranquillamente tutte le parti, anche contraddittorie, e non manca proprio di nulla se sembra una banderuola che una volta ti dice fai questo e un'altra volta te ne dice in un'altra maniera. Si rivolge a uno Stato e gli dice io sono il tuo Dio, proteggo il tuo Stato, e Israele invece è uno Stato che ha il favore di Dio. Dio chi segue, chi protegge? Uno Stato anziché l'altro? Dio lì protegge tutti, ma fa credere a ciascuno che ha il suo favore, perché tutto ciò gioca a un certo livello nella comprensione del rapporto di Dio, ma tutto ciò non si traduce in atto da parte degli uomini che hanno ascoltato quelle parole, anzi Dio li disegna come teste dure, persone di dura cervice che non ascoltano mai, ma c'ha poco da rimproverarli, è lui che li disegna così. Ma siamo sempre nella pantomima della Divina Commedia, di un libro che è scritto per attivare proprio ogni tipo di giudizio critico, anche quello contrario alle Sacre Scritture, per queste contraddizioni che ci sono dentro, anche quelli favorevoli, proprio perché si rendono conto del correttivo che ci sto mettendo dentro io. A Dio interessa solo una cosa, che è quella poi che corrisponde alla libertà della persona, che ciascuno di noi, nel suo io, più o meno importante, più o meno significativo, dolce o violento, quello che è, fa il suo compito. E il suo compito, che tu dici mi piacerebbe sapere qual è per poterlo fare, è quello che stai già facendo. A te ti piacerebbe sapere per poterlo fare? Ecco, il tuo compito è quello lì, arrivare a costruire dentro di te il valore ideale del tuo modo di essere, ma non attraverso il fare, attraverso il fare te stessa. Questo è il compito fondamentale e tu il fare te stessa lo stai facendo proprio attraverso quella cosa semplice, semplice, che non ha bisogno di molto, ha bisogno solo di quel minimo di consapevolezza, di occhio attento, reattivo alle situazioni per capirle nel significato, per insomma, osservare il mondo, vederlo così com'è, trarne il giudizio giusto e sulla base di tutto quello che a te risulta, stabilire tu, eleggere tu, quale Dio sarebbe la soluzione a tutto ciò. Questo è il tuo compito, ma non un Dio estraneo a te. Quale forza interiore all'interno di te può intervenire per eleggere te a Dio? Il compito tuo, di figlia, è di farti padre, padre di te stessa, perché quando sarai nel mondo e ti sarai messa in comunione con la tua origine, tu sarai quel Dio lì, te lo sei costruito da te, è proprio proporzionato
al tuo mondo interiore, alla tua qualità, alla tua sensibilità, oppure alla tua grossolanità, alla tua... insomma, ognuno ce l'ha proprio quello giusto giusto, e se lo fa, non c'è da avere paura, ce la farò o non ce la farò, perché ognuno ce la fa, e se non ce la fa adesso nel primo tratto, interverrà quell'altro. Se adesso c'è un errore di valutazione per cui uno si distrae per il mondo, nella fase successiva, uguale e contraria, questo errore risulterà palese, sarà corretto, perché Dio mette ogni anima sua nella migliore condizione di affinarsi al 100%. Allora, se arriva questa comprensione, non parlo di fede, ma questa comprensione di come sono, di come stanno le cose, l'uomo non ha più paura, non ha più incertezza, ce la faccio o non ce la faccio, sto facendo il lavativo o no, si affida sapendo che di fronte alle esigenze del nostro spirito di figli non abbiamo chi ci ha messi in una condizione ingrata, ma abbiamo quel padre che se noi gli chiediamo un pane non ci dà un pesce, non ci dà un sasso, non ci dà un serpente. Ecco, questa è la cosa fondamentale, avere la conoscenza più che fede di come stanno le cose, che per un processo di assoluta giustizia ciascuno avrà la condizione ideale per correggere e per portare a compimento l'evoluzione giusta, per cui ognuno poi, in base alla croce che ha avuta, la risolve e la traduce in un momento di gioia. La gioia non c'è bisogno che venga dalla esaltazione. Chi è in basso sarà alzato e fa un grosso cammino. Ma c'è un profeta che, quando voleva sentire il passaggio di Dio, arrivò la tempesta, ma lì non era Dio. Arrivò il terremoto, ma lì non era Dio. Poi arrivò una brezza leggera, lì era Dio. Allora, come vedi, anche di fronte a questi atteggiamenti, il modo di essere dello spirito, che è dolce, è lieve, è armonioso, non ha tutti questi contrasti, agisce nel settore dell'armonia. Ma c'è anche un altro modo, c'è quello che usa, per esempio, non i toni leggeri e delicati, ma nella musica la gran cassa, i piatti, no? Insomma, ognuno di noi è uno strumento fatto per suonare a modo suo. C'è il piffero, c'è il trombone, c'è la gran cassa, e ognuno farà la sua musica. Su questo possiamo essere tranquilli e non avere paura. Credo che alla fine ci sia sempre la solita storia di amare il prossimo come base a noi comandata, per attuare in questa vita quel qualcosa che la renda onore. Però mi confondi quando dici che si riavvolgerà il tutto e al contrario rispetto ad ora. Allora, se sono qui e ora, nella gioia, nella serenità, vivo una vita tranquilla, mi sento bene, non ho particolari croci da portare, insomma, come devo capire che sarà la vita mia futura? Sarà nel suono di uno strumento dolce, che suoni una musica armoniosa, non so, un clarinetto, un violino, non certo quello che, avendo avuto un compito diverso, una struttura diversa, è un trombone, oppure i piatti, no? È sempre musica. La bellezza poi sta nell'armonia, per cui un aspetto che
non ho ancora sottolineato è che ciascuno di noi, per quello che è, non rimarrà solo con se stesso, sarà aiutato dagli altri, proprio come quella integrazione che c'è nell'orchestra tra il piffero, il violino e la gran cassa. C'è il momento in cui l'armonia deve essere leggera leggera con una nota che si sente appena. C'è il momento in quale invece c'è tutta una festa di ruoli. Insomma, come nella musica, ci abbiamo tutti i tipi di musica e di reazione, e ciascuno che ha il suo strumento, mentre lo suona ed esse stesso sta partecipando all'orchestra, così sarà nel Regno dei Cieli. Ognuno di noi non sarà abbandonato a se stesso, ognuno di noi si invia, ma interverranno proprio gli altri, quelli che ti amano, che saranno armonia aggiunta alla tua, perché saranno nell'armonia, e sicure. È oggi che un'orchestra è stonata, sgangherata, l'orchestra che ci sarà nel cielo sarà diversa. Per questo è paragonato tante volte il cielo e il coro degli angeli. È perché la similitudine con il nostro modo di essere è proprio in questa linea qui. Ciascuno di noi è veramente come uno strumento o come un cantante. C'è quello potente, c'è quello delicato, no? Ognuno è se stesso. Chi è più bravo? Nessuno, perché chi ha un timbro che è il suo, una volta che suona bene, come deve suonare, ha raggiunto il suo ottimo. Ma è un ottimo che riguarda ogni tipo di strumento, ogni tipo di cantante. E lì, nel Regno dei Cieli, ci sarà l'ottimo tra gli ottimi. E quindi non saremo abbandonati a noi stessi. Per di più, ti dico che laddove è il tuo limite, e per questo ti cerco di far capire l'orchestra, no? Laddove c'è il tuo limite, ossia tu sei arrivato a capire e a desiderare un Dio, il tuo, e non hai avuto magari quella grande fantasia di immaginare molto, perché è mancata nella tua vita quella croce che lo potesse portare, no? Ma ecco che avrai la compagnia di tutti coloro che ti vogliono bene, e ce ne sono, perché saranno tutti, che faranno da tramite per farti capire quello che tu non hai capito, per farti avere quello che tu non hai avuto. Di conseguenza a te non verrà soltanto quello a cui arrivi tu in base alla tua ideale scelta elettiva di Dio. Avrai tutto Dio e ciascuno avrà tutto Dio, ma Dio tutto l'avrà in forma orchestrale, in forma del contributo libero di tutti gli altri, con tutto il rispetto per l'ideale a cui sei arrivata tu. Ecco, questo è il quadro che ci aspetta tutti quanti. Quando tu mi dici, insomma, cosa devo fare io adesso, il bene per il prossimo, bene, male, devi fare il bene tuo. Il bene tuo lo devi decidere tu. Tu conosci quale sia la tua croce, quali siano i tuoi pro e i tuoi contro. Non devi muoverti che in relazione a te stessa, e quando ciò si risolve in senso positivo, si traduce automaticamente non verso una solitudine per cui tu sei egoista nel tuo scegliere. Automaticamente diventa fare il bene del prossimo, ma nel modo libero,
a cui arriverai tu. Non è che vedi uno che ti chiede l'elemosina e ti violenta con la sua presenza, per cui tu cominci a farti l'esame di coscienza, dovrei aiutarlo, non lo aiuto, faccio bene, faccio male, e ti crei turbamenti interiori. No, devi assolutamente essere libera nel tuo essere e il resto viene di conseguenza. Tu di conseguenza sceglierai di essere in un modo o nell'altro con il prossimo. Non sarà il prossimo che viene da te e ti violenta ad essere aiutato per forza, per cui se tu non lo aiuti sei una disgraziata. No, è che se tu pensi alla qualità e alla purezza tua, il resto viene di conseguenza e sarai tu stessa a decidere in che modo porti con il tuo prossimo. Se devi essere rigorosa o affettuosa oppure no. Ecco, il modo di essere che io ti sto consigliando è finalizzato a te stessa per prima, non per egoismo, ma perché il tuo compito unico e fondamentale è eleggere il tuo Dio. Questo è il libero arbitrio, è il compito fondamentale di te, uscire dalla tua vita avendo deciso di avere come evoluzione tua un Dio personale grandioso, che poi sia grandioso in un modo o nell'altro, sarai solo tu a deciderlo. Quindi nel senso della massima libertà, senza la paura che gli altri ti mettano in difficoltà se tu in presenza loro aderisci o non aderisci, per cui fai o no il tuo compito. Noi siamo assolutamente liberi nei confronti degli altri e ci dobbiamo sentire liberi nei confronti degli altri. Sai perché? Perché gli altri non dipendono da noi. È ancora una volta una questione di modestia. I gesti fatti al prossimo non dipendono dal fatto che noi vogliamo farli o non vogliamo farli. È Dio che li disegna. Vedi quanto è prezioso che tutto sia fatto da Dio? Ci libera in un modo assolutamente grandioso, tanto che possiamo agire in perfetta libertà di spirito senza sentirci in debito attivo nei confronti di quei gesti che non commettiamo verso l'esterno. Non dobbiamo pensare di poter compiere gesti verso l'esterno. Certo, dobbiamo essere indotti a compierli, perché questa scelta incide e dipende dal nostro modo di essere, ma senza la presunzione che al nostro voler aiutare il prossimo, siamo noi ad aiutare il prossimo. Se non c'è questa presunzione, ecco che immediatamente ti rendi conto della libertà assoluta che Dio ti ha dato. Non dipende dai gesti che tu fai verso l'esterno. Non dipende se tu ti lavi o non ti lavi le mani prima di mangiare. Gesù lo diceva, la pulizia viene da dentro. Perché pulite il bicchiere fuori quando dentro è sporco? Bisogna pulire il bicchiere dentro, dopodiché si pulirà anche quello fuori, se è sporco, ma che poi noi lo puliamo o no fuori, non siamo noi a deciderlo, ma è deciso nel piano di Dio. Tu dici, ma ne sei sicuro? Sì, le nostre scelte fatte dal nostro spirito, se decidiamo che sono scelte rivolte al domani, quello è ieri. Di conseguenza noi non possiamo fare nulla. Il nostro spirito, l'avanti dello spirito, è il giorno di ieri, mentre invece il nostro corpo va verso domani. Il domani in cui va il nostro corpo è ieri dello spirito e noi non possiamo cambiare la situazione in cui ieri era il nostro spirito.
Se ci rendiamo conto che siamo schiavi tutti quanti in terra d'Egitto, allora capiamo in quale linea mobilitare il nostro io nella costruzione ideale del massimo di risposta del nostro io affinché diventi un Dio grandioso, quello che ci soccorra e che ci soccorrerà realmente, poi, perché quel Dio che avremo fatto come centro dei valori in noi stessi, sarà il Dio che varrà per noi stessi come il nostro strumento personale di musica, però dentro l'orchestra in cui ci saranno anche gli altri strumenti e quindi in una coralità in cui il coro è Dio e ciascuno di noi sarà all'interno di questo coro il suo divino strumento. Credo che alla fine ci sia sempre la solita storia dell'amare il prossimo, come base a noi comandata per attuare in questa vita quel qualcosa che la rende onore. Però mi confondi quando dici che si riavvolgerà il tutto e al contrario rispetto ad ora. Allora, se sono qui e ora nella gioia, nella serenità, se vivo una vita tranquilla, mi sento bene, non ho particolari croci da portare, insomma, come devo capire che sarà la vita mia futura? L'esatto opposto? Sarebbe quindi meglio, da come ti spieghi, o io capisco, che fossi una brutta, povera, piena di magagne, sofferente e che mi spacco la schiena tutto il giorno in modo tale da avere una vita bella e contraria a tutto questo nell'eternità? Questa ultima parte è proprio già una cosa che ha avuto risposta, ma ripeto, se tu nelle gamme della tua sensibilità hai già questo livello ottimale, se il tuo spirito è già in questa condizione di grossa costruzione del suo io, non farai una esperienza che te lo abbatterà, assolutamente no. L'esperienza che si fa è fisica, è in condizioni di presenze fisiche diverse e non spirituali. Non è che chi è sereno adesso dopo piange, ma quando Gesù diceva chi adesso ride piangerà, lo diceva perché non per chi ride proprio nell'anima, ma per chi ride perché gli vanno bene le cose. Nell'altro lato andranno al contrario. Allora chi ride adesso perché ha successo, perché gli vanno bene le cose sotto il profilo materiale, perché arricchisce, perché ruba agli altri senza saperlo, quindi per gli aspetti terra terra, chi è così sarà corretto in questo essere così, ma chi è già a un certo livello dello spirito, quello che verrà dopo aumenterà, perché toglierà a questo già ottimo modo di essere quel qualcosa che nell'ambito del modo di essere era ancora in qualcosa da correggere. Quindi anche il riscontro incrociato parte sempre dalla condizione in cui uno è. Ripeto, chi è già nel centro rimane nel centro, e chi è sballato che si sballerà, ma chi da sotto passa sopra è un certo tipo di strumento, rumoroso, chiassoso, perché fa un sacco di casino, un sacco di movimento. Chi è nella onda leggera è uno strumento leggero, è un flauto, ha vibrazioni di tipo diverso, no? Quindi
non temere, siamo in buone mani, non bisogna spaventarsi, bisogna sapere che tutto è proporzionato al nostro modo di essere, sempre nella linea della correzione, in positivo e mai in negativo, perché ci sono gli esami incrociati che raddrizzano le cose storte, ma non fanno storte le cose dritte. Non so, prova a immaginare le vene che noi abbiamo, no? Il sangue può fluire solo in un verso, perché per andare dall'altra parte si aprirebbero un sacco di valvole, no? Noi abbiamo il modo di raddrizzare solo la corrente alternata, diciamo così, che è raddrizzata, e sarà tutto raddrizzato nel senso migliore, ottimale per ciascuno. Non so che visione verrà fuori da questa visione notturna, ma l'importante sono le cose che ci siamo dette. Spero di essere stato esauriente. Ciao.